Allora, Barbara, iniziamo subito, come sempre, con l'oroscopo musicale di oggi, curato da Silvia Pagni. Bentornati a tutti all'oroscopo musicale. Oggi, 31 gennaio, nasceva a Vienna un compositore austriaco del periodo romantico. Il 31 gennaio 1797 nasceva Franz Peter Schubert. Suo padre, Franz Theodor Schubert, è figlio di un contadino in Moravia. Aveva fatto i suoi studi a Vienna e nel 1786 era diventato maestro nella scuola elementare. A quei tempi, pensate, un maestro delle scuole elementari aveva l'obbligo di conoscere l'educazione musicale e così il piccolo Franz Schubert poté ricevere le sue prime lezioni dal suo papà. Abbiamo parlato del papà, adesso mentre invece la mamma Elisabeth era figlia di un fabbro e prima di sposarsi lavorava come cuoca. Franz Schubert era il 12° dei 14 figli, però solo 5 arrivarono all'età adulta. A 7 anni fu affidato al maestro Michael Holzer del coro della parrocchia che gli diede lezioni di contrappunto e gli insegnò a cantare e a suonare l'organo. Dopo aver vissuto per qualche tempo con l'amico Franz von Schubert, che lo aiutava anche finanziariamente, nel 1818 accettò l'incarico di insegnare musica in Ungheria per le figlie del conte Esterházy. Questo incarico gli permetteva di lasciare la Grande Vienna, ma ben presto la lontananza dagli amici e dall'ambiente gli fecero rimpiangere la sua grande città. Rientrato a Vienna, prese in affitto una camera ammobiliata con l'amico Johann Mayrhofer. Grazie agli aiuti anche di alcuni amici, iniziò a vivere abbastanza bene e continuò a comporre con serenità. All'inizio degli anni 1820 risalgono i primi lavori teatrali e a partire dal 1821 iniziarono ad essere pubblicate alcune sue opere, considerate genere di puro intrattenimento e facilmente vendibili. Nel 1823 iniziò a manifestarsi la sua grave malattia, la sifilide. Soffriva di gran mal di testa che lo costringevano a rimanere a letto per lunghi periodi. Grazie alle cure e ad una dieta rigorosa iniziò a riprendersi e riprese anche a comporre. Accettò un nuovo incarico presso il conte Esterházy a Zelis, sempre come insegnante delle due figlie Mary e Caroline, che erano ormai adolescenti. Alla contessina Caroline il musicista dedicò tutte le composizioni per pianoforte a quattro mani che compose in quel periodo, in particolare la fantasia in fa minore. Il soggiorno in Ungheria giovò momentaneamente alla salute del compositore. Il 26 marzo del 1827 a Vienna moriva Beethoven, il musicista tanto ammirato da Schubert. Egli fu uno degli 8 compositori scelti per portare il feretro, fatto significativo che dimostrava quanto, sebbene tardivamente, Schubert fosse considerato in ambito musicale nella sua città. Schubert intraprese un viaggio a piedi per andare a vedere la tomba di Franz Joseph Haydn e durante questo soggiorno il maestro si ammalò di febbre tifoidea.
Morì a 31 anni il 19 novembre del 1828 e fu sepolto a Vienna nella parte dei grandi musicisti vicino alla tomba di Beethoven. E anche per oggi abbiamo terminato con l'oroscopo musicale, vi aspetto in tantissimi alla prossima volta, buon pomeriggio, un bacione da me Silvia Pagni. Ciao!